circa un anno che abbiamo chiuso il plesso della scuola Alfieri, che ospitava 8 classi dei bambini della scuola primaria. Diciamo che i lavori sono cominciati a luglio, sono proseguiti tutta l'estate, poi c'è stata un'interruzione, una ripresa a novembre, a dicembre, compreso lo sgombro di 2 locali, ed oggi finalmente riapriamo. In meno di un anno riaprono riqualificati e restituiti ai bambini del quartiere gli spazi dell'Istituto Comprensivo Savio Alfieri di Secondigliano, un intervento frutto della sinergia tra Comune, ASIA, Napoli Servizi e Polizia Locale, che ha reso nuovamente fruibile in tempi strettissimi un'ala della scuola oggetto di degrado e abbandono. E così questa mattina festa grande nel cortile della scuola, anch'esso risistemato, con alunni, docenti, genitori e gli assessori alla scuola, al patrimonio e alla municipalità del Comune. Questo luogo era completamente abbandonato. Quando siamo venuti a maggio c'erano cumuli di rifiuti, una situazione sociosanitaria che aveva costretto la dirigente scolastica quindi a dover chiudere questo plesso e delle aule che sono attigue, e quindi tanti disagi per le bambine e bambini, un senso anche di abbandono nella comunità scolastica, nei famigli, e quindi una grande chiamata al gioco di squadra. Abbiamo stanziato i fondi necessari con i servizi tecnici della Napoli Servizi e con il PRM Patrimonio. Ci siamo riappropriati, perché laddove c'è degrado in curia c'è sempre qualcuno che con prepotenza si occupa degli spazi, allora li abbiamo liberati, ovviamente con la delicatezza che il lavoro che bisogna avere con le persone comprende, e quindi abbiamo gli alloggi che prima erano abbandonati ora anche ripristinati per la comunità scolastica, e stamattina è una giornata di festa ma anche ordinaria di diritti. L'investimento realizzato, circa 60.000 euro, è servito a rimettere a nuovo questa parte del plesso scolastico che ospita 6 classi, un laboratorio di informatica ed un'ampia area giochi all'esterno. La scuola acquisisce inoltre, a seguito dello sgombero di locali occupati abusivamente, ulteriori spazi che potrebbero essere destinati a 2 nuove aule. Un esempio di sinergie istituzionali che riescono a battere i tempi, con i quali normalmente si riescono a risolvere problemi edilizi. Quindi oggi siamo tutti qui con l'assessore Clemente, con l'assessore Galiero, che da consigliera della municipalità ha lavorato fortemente per i genitori, per le richieste che venivano prevalentemente dalle mamme, che in questa scuola vedono un presidio di legalità molto forte. Aprire una scuola in un territorio come Secondigliano, alla periferia settentrionale di Napoli, dove rappresenta l'unico baluardo di cultura in un territorio asfittico da questo punto di vista, è sicuramente un grande punto, diciamo, non dico di arrivo, ma di inizio per una scuola di comunità sempre più ampia.